Solo pochi anni fa, nell'autunno del 1943, mi trovavo in queste stesse acque. Ricordo un autunno bellissimo, un trionfo di fichi e grappoli d'uva, foglie rosso-dorate, macchie di oleandri, profumi di lavanda. L'Italia era appena capitolata ed io con alcuni compagni avevo preso una barca a motore diretto dall'isola di Veglia verso Arbe. Le pattuglie tedesche controllavano la costa, ma noi riuscimmo a nasconderci tra gli isolotti. Passammo accanto all'isola di Pervicchio. A destra c'era San Gregorio, a sinistra quella che ora chiamano Isola Nuda. Rimasi molto colpito dalla sua asprezza, dalla spoglia pietraglia senza tracce di vegetazione, dal suo isolamento totale. Sembrava una sfinge, immobile. Per la mia visita tanto attesa, scelgo una delle ultime giornate d'agosto. Le abbondanti piogge, poco abituali d'estate, hanno sospeso una grigia cappa opaca su un mare solitamente carico di colore. Mentre il capitano mi porge la mano per aiutarmi, sento le gambe tremare. Non ho mai pensato che avrei messo piede sull'isola un giorno. Sto per fare il primo passo su questa terra inospitale dove mio padre ha trascorso 4 anni della sua vita. 4 anni sottratti alla mia infanzia. Arrestarono mio padre il 6 gennaio del 1951. Ho compiuto 5 anni da poco più di un mese. Li aspettavo ogni giorno, ogni notte, ogni ora. Sapevo che sarebbero venuti e mi avrebbero portato via. Lo avevano già fatto con migliaia di altre persone. Svegliata di soprassalto nella notte da voci alterate e dallo sbattere dei cassetti aperti e richiusi con violenza. Dalle porte che cigolavano, da passi affrettati e pesanti. Rimango immobile nel letto. Adesso tutto era precipitato. Non sapevo come sarebbe stato questo nuovo nemico. Era il mio compagno di ieri, quello che stava accanto a me sfidando la prigione nelle manifestazioni antifasciste. Aveva cantato con me mentre ci arrestavano. Avevamo combattuto insieme per 4 anni. Avevamo creduto negli stessi obiettivi. Eravamo uniti, affrontando tutti gli esami ai quali ci sottoponevano, uniti nella vittoria in cui tutti credevamo. Torno a sedermi sul muricciolo che una volta circondava la cisterna. Mi viene in mente la foto di mio padre sul comodino vicino al mio letto. Ha un'aria serena e sorridente, i capelli ancora castani e fini, gli occhi verdi e penetranti e il naso un po' lungo. Ogni tanto l'accarezzavo cercando di ricordare gli ultimi giorni passati insieme, noi due soli nella stanza d'angolo quando avevo la scarlattina. Mia figlia ha solo 5 anni, il maschio ha appena 3 mesi. Vado nella stanza dove lei aspetta malata e con difficoltà riesco a riordinare i pensieri e a dedicarle qualche momento. Alcuni compagni sono venuti a trovarmi, hanno provato a simulare una discussione, mi hanno dato persino ragione e poi sono andati a riferire ciò che avrei detto. Non c'era posto per il dubbio. Ci si doveva dichiarare senza ripensamenti, pro o contro. Mi rendevo conto che stava accadendo qualcosa di terribile e di tragico, ma per me era soprattutto in gioco l'essenziale diritto dell'uomo. Il diritto di dichiararsi liberamente, il diritto per cui ho combattuto da quando ho cominciato a esprimermi. In quel momento chiedevo solo la possibilità di pensare, di valutare, di analizzare nei minimi particolari ogni singolo punto di contrasto per giungere liberamente a una decisione. Il primo cartello che vedo mettendo il piede sull'isola nuda porta una grande scritta. Benvenuti, welcome, willkommen, bienvenue. Un cartello normale per i gitanti comuni, un annuncio sinistro per chi conosce la storia del luogo. La nave accostò all'alba. Dietro le rocce risuonano le urla che aumentano di volume mentre ci avviciniamo. Il primo detenuto scaraventato fuori dall'imbarcazione cominciò a salire. Dietro di lui un secondo, e un terzo, e un altro ancora, finché non si formò un vero serpentone di debole e traballante carne umana. I vecchi dell'isola formarono una doppia colonna, una sorta di galleria sotto la quale dovevano passare i nuovi. Questi cercavano di guadagnare terreno tra la pioggia di colpi e il frastuono degli insulti senza sapere nemmeno dove stessero andando. I proprietari di quelle mani fruste erano tutti uguali intorno a noi, bruciati dal sole, completamente rasati con le piaghe in testa. Fu soprattutto l'espressione dei loro volti,
completamente estraniati da quel che facevano a colpirmi, più del dolore procurato dalle percosse e dai piedi scalzi che ormai cominciavano a sanguinare. Non erano poliziotti, ma detenuti, che ora stavano dando la prova dell'avvenuta rieducazione. Quanti anni sono passati da quando sono entrato nel tunnel? Sento nelle orecchie un ronzio intermittente, il naso mi sanguina. Ormai siamo in un punto abbastanza alto dell'isola. Ci dicono di fermarci. Deve essere più o meno dove ora mi trovo io. In basso c'è la superficie calma del mare, insensibile e densa. È la stessa che vedeva mio padre? Sono le stesse pietre acuminate quelle che sto calpestando mentre salgo e che a lui avevano tagliato i piedi. Mio padre non amava i gabbiani. A me il gabbiano sembrava un uccello splendido. È magnifico, dicevo incantata. Invece è un uccello crudele e vorace, mi smentiva. E di nuovo c'era l'isola tra di noi. Alcuni prigionieri che avevano tentato la fuga erano stati aggrediti dai gabbiani. Se la corrente o l'acqua particolarmente fredda non li aveva già inghiottiti.